Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti nel canale di Joe Creepy Show. Raga, prima di cominciare questo video guardate attentamente dove vedete il dinosauro. Se vedete il dinosauro, ragazzi, scrivetelo qua sotto nei commenti se l'avete trovato e lasciate il vostro like, perché il vostro commento verrà preso e scelto a sorte a fine mese per vincere un biglietto gratuito per andare a Gardaland, pagato da Joe e Seal. Ciao a tutti ragazzi, io sono Seal e siamo insieme a Joe perché dobbiamo vedere che cosa c'è di veramente vero in questo posto. È pieno di acqua e potrebbero esserci anche delle creature che stanno nascoste in questo momento, ok? Sotto quella specie di liquidi strani. Guarda, già vieni, ok? Io voglio prendere un sasso, ok? Prendo un sasso così, di questa dimensione, perché mi hanno detto che se prendi un sasso a forma di uovo, tipo dinosauro, e lanciato al contrario, cioè dietro le vostre spalle, ok, guardate se c'è qualcuno. Cosa stai prima combinando? Che lo... Vediamo cosa stai per fare. Dobbiamo lanciarlo, Joe, in 3, 2, 1 e vedere se c'è qualche creatura che sale a galla. Vediamo. Vado. Vai. Cosa sale a galla? Un bel niente. Joe, c'è una cosa strana lì. Cosa? Anzi, io vedo tipo 10 o 15 pezzi di uova di dinosauro. Ma sì, ma cosa stai dicendo? Cominciare a dire cose strane, raga. Sì, si fa prendere dall'emozione, perché ancora dobbiamo entrare nel parco. Il parco è laggiù, la macchina è parcheggiata lì, ci siamo fermati un attimo per fare il vlog e per dirvi queste cose. Stiamo andando a un parco bellissimo dove ci sono i dinosauri, quindi vedrete tutta questa avventura insieme a noi. Anzi, spolliciate subito qua sotto, lasciate il vostro like se volete che entriamo nel parco, perché raga, sarà bellissimo. Non date retta alle buffonate che dice sì, perché qua sotto non c'è proprio nessuno, non ci sono dei mo... Cos'è stato? Tu non hai capito, devi andare sotto quel strato d'acqua. Oh cavoli, forse ha ragione, sì raga, ho sentito uno strano rumore, ma cos'è? Qualche serpente, qualche strano animale dell'epoca dei dinosauri? Ho capito, se tu giri questa volante... Fai uscire quest'acqua che contiene quelle uova che sono protette da qualcuno che abita qua vicino. Oh oh. Oppure... Sì, mi è arrivato uno strano messaggio, guarda. Cosa? C'è un messaggio di Granny. Nel mio telefono! È entrata nel mio telefono! C'è scritto Ehi Joe! Ma com'è possibile? Guarda! Oh my goodness! Ma che vorrà? Vediamo, aspetta. Ehi, Granny, come fai a essere dentro il mio telefono? Raga, ma che sta succedendo? Che cosa? Un messaggio di Granny? Oddio, forse ci siamo dimenticati che abbiamo lasciato delle tracce in quella zona dove è stata vista, in quella casa maledetta. Ti ricordi, Joe? Sì, sì, mi ricordo benissimo. Ma mi ha anche risposto ancora, guarda. Mi dice, hai poco tempo? Ma com'è possibile, raga? Ma che vuole? Cioè, proprio in questo momento che stiamo entrando in questa specie di safari che non sappiamo neanche veramente che tipo di animali ci possono essere, potrebbero essere anche pericolosi. Ma Joe, questo messaggio non mi piace, ok? Questa Granny, ti ricordi l'ultima volta, ci ha controllato dalle telecamere di sicurezza a marce della sua abitazione. E se per caso ha messo delle telecamere e ci ha seguito fino a qua, ci hai pensato? Sembra quasi che dai suoi occhi maledetti lei ci sta guardando ovunque. Mi sa proprio di sì, raga, mi sa proprio di sì. C'è scritto sì, vi vedo. Raga, ci vede? No, non ci credo. Aspettate, ma quindi cosa vuoi da noi, Granny? Raga, che cosa vorrà da noi? Forse dobbiamo controllare se ci sono delle orme che portano fino a qua, perché questo è il nostro punto di partenza per entrare verso il parco, che sarà da questa parte. Joe, andiamo a controllare. Cioè, tu vuoi dire che lei ci sta seguendo da quando siamo partiti? Questa cosa veramente è raccapricciante, sì. Non riesco a stare tranquillo con me stesso. Ho un'ansia addosso, mi ricordo di Granny. È molto pericolosa, è molto creep... Oh, un altro messaggio. Cosa? Se non farete ciò che vi dico, morirete entro 24 ore. Che cosa? Sil, moriremo entro 24 ore! Ma ti rendi conto, ragazzi, stiamo per morire, Sil! No, non voglio morire, non voglio morire! Mi voglio tuffare dentro quella fontana! Vieni, vieni! Giù. Mi tuffo! Non no, voglio no, morire. aspetta! Sì, mi butto! Non voglio morire e farmi beccare da quella Granny! Giù. Mi butto nel fiume Giù. E a nuoto torno a casa! Dammi, vado! Uffi! Andiamo, via! Dove andiamo? Dove andiamo, Sil? Non dimmi cose strane. Ho paura, riprendiamo la macchina e torniamo a casa. No, è pericoloso, non andiamo a vedere i dinosauri. Aspetta, Joe, aspetta, okay. Aspetta. Perché guarda che ci sono delle impronte strane. Oppure delle specie di escrementi, non voglio capire. Ma che schifo! Forse Granny non è da sola. Forse non lo so. Lei, Joe. Un altro messaggio. Oddio. Un altro messaggio.
No, non sto scherzando, sono sempre al vostro fianco, guardatevi le spalle. Che cosa? Guardiamoci le spalle, sì. Dietro le nostre spalle ci potrebbe essere Granny. E forse dietro a quell'albero. Oddio, raga. Non è da sola, non è da sola. No, mi butto nel fiume, mi butto nel fiume. No, Joe, sì, cosa fai? Aspetta. Ragazzi, dobbiamo calmare Joe. Aspettate, calma. Sì, ho il cuore che batte a mille. Aspetta. Dobbiamo controllare quei pezzetti che ci sono per terra perché non mi convincono. Forse sono di qualche animaletto che fa compagnia a Granny. Potrebbe essere un cane randagio? O forse un lupo? Perché se fosse un gatto, non riesco neanche più a parlare, raga. E se fosse un, che ne so, un serpente? Joe, non può essere un serpente. Uffi. Non siamo nella giungla. Un altro messaggio, raga, un altro messaggio. Avete 24 ore di tempo per trovare le mie bambole maledette della matriosca. Che cos'è la matriosca? Sì, no, mi butto nel fiume. Joe, chissà se ti butti. Lo sai che ci sono le uova, potrebbero schiudersi in questo momento, sì. No, se ci sono le uova non mi butto nel fiume. Detto tu, veramente, sono vere. E poi lì c'è una schiumetta strana, è meglio non buttarsi, no. Mi viene qualche malattia, tipo, che ne so, la scabbia. Oh my goodness. Joe, forse tu non hai capito nulla. Lei ci sta minacciando, è una minaccia abbastanza seria. Cosa sono poi queste matriosche? Dobbiamo cercare di capire che cosa sono. Matriosca. Ok, la prima parola formata da matri, che vuol dire forse vuol dire madre. Madre, mamma. Conosci il russo, Sil? Oska, Joe, matriosca. Matriosca. Oh, è vero, ho capito cos'è. Aspetta, l'ho visto una volta in un film. Sono delle specie di cose che si chiudono e dentro c'è un'altra cosa fino a che diventa minuscola. È una specie di bambolina che si richiude. Ho capito, quella bambolina dentro un'altra bambolina, dentro un'altra bambolina, dentro un'altra bambolina. Sì, tutto bene, qua, Joe. Bene. E dove caspita la troviamo una matriosca in questo posto così vicino ai dinosauri? Secondo me non le troveremo mai e noi moriremo. Sì, raga, scrivete nei commenti se Joe e Sil moriranno. Per me moriremo entro le prossime 24 ore. Joe, è stato bello, Sil, stare con te tutta questa vita. Mm-hmm. È stato bello, abbracciamo, ultimo abbraccio, Joe. Sì, perché siamo morti ormai, siamo defunti. Dov'è lo Spy Ninja? È vero, sono un ninja Just Combat. Ok, a volte mi dimentico. Questa cosa non è tanto buona, è vero. Siamo in una situazione abbastanza grave. Da giallo a rosso siamo arancione. Joe, è arancione la situazione. Ma noi scopriremo dove dannazione si possono trovare queste bambole rinchiudibili. In un posto del genere sarà molto difficile. Ma dobbiamo usare il nostro intuito da ninja Just Combat. E se fossero dentro l'acqua, Sil? Guarda, forse potrebbero essere là dentro. Forse queste uova sono i contenitori, una specie di unboxing, dove dentro si aprono e ci sono le bambole che si riaprono. Non lo so, Joe, mi sembra troppo complicato. Si dovrebbe avere tipo un binocolo sottomarino per controllare bene quelle uova. Sì, sì, è arrivato un altro messaggio, guarda cosa c'è scritto. C'è scritto, sono 5 e dovrete trovarle. Vi regalo il primo indizio, si trova nel baule. Nel baule? Che cosa? Sì, nel baule. Forse intende dire nel baule della macchina. Ma com'è possibile che siano nel baule della macchina? Vuol dire che ce l'ha messa lei? Giù. No, c'ho paura ancora di più. Ma io sto guardando che qualche uovo è uscito di là e tutte le altre... Oh, è vero, ci sono le uova, ma adesso sì, andiamo a vedere nel baule. Io c'ho l'ansia, sennò moriamo. Moriamo. Moriamo entro 24 ore, sì. No, defunti, no. Defunti, sotterrati. Guarda, guardiamo nel baule della macchina se è vero. Vediamo, ragazzi, vediamo un po'. Forse qua dentro c'è qualcosa. Guarda, Sil, guarda! È quella! Di cosa? Ma che cos'è? È questa la bambola che dice Granny? L'abbiamo trovata! Ma che cos'è? Ma forse contiene qualcosa, Sil, prova a guardare tu! Ha degli occhi luminosi e strani! Questa sarebbe la matriosca! E quindi, Joe, dobbiamo aprirla! Vediamo cosa c'è! Apri, 3, 2, 1... Ma è vero! Cosa? Joe, io non ho mai aperto una matriosca! C'è un biglietto, non lo so. Cosa c'è scritto? Aspetta. Sì, c'ho l'ansia. Cosa c'è scritto? Oh. Ma questa malvagia, cioè... Cosa c'è scritto? Un poema? Leggi. Ormai si sono aperte. Prima che avranno fame, sono lì. E sta per annegare. Ma chi? Cosa sta per annegare? Ho capito, sì. Forse le uova! Le uova di dinosauro che abbiamo visto prima! Oddio, quelle che sono laggiù, sì, quelle lì! Sentendo, maledetta, sta mettendo tutti questi messaggi! Dobbiamo trovare l'altra bambolina! Lo sapevo, Joe, che si trattavano di uova di dinosauro! Ok? Forse sono uova fake, mettete nei commenti se secondo voi sono vere o false, mi sembra strano! Per me sono vere! Joe, però ci sono degli animaletti molto colorati là sotto! Che c'è? Non ce ne siamo accorti prima!
Guarda! Dove? Non è un insetto, è una foglia con sotto qualcosa. È vero! Trovata subito! Ciù! È un'altra! Sì, eccola! No, questa la voglio aprire io però. È più piccola. Voglio aprirla io, sì, dammela. Raga, questa la apro io. Mi è arrivato un altro messaggio. Ancora? Cos'è che dice? Sto scaldando il mio bastone per picchiarlo fortemente sulla vostra testa. Ma... no, raga, sta diventando sempre più cattiva. Ma noi siamo già arrivati al secondo. Abbiamo già trovato la seconda bambola maledetta matriosca, maledetta Granny. Vabbè, raga, vediamo che cosa c'è qua dentro. Sicuramente ci sarà, sicuramente qualche altra cosa. Vediamo, vediamo. Un altro biglietto e non c'è niente. Pensavo di trovare una sorpresa Kinder, ma invece no. Vediamo cosa c'è scritto. C'è scritto 500 metri, freccia a sinistra. Dobbiamo andare 500 metri là, sì, secondo me. Oddio, andiamo ragazzi, facciamo veloce perché non voglio morire. Sì, secondo te 500 metri saranno già passati? Sì, io ho contato con i miei passi e dovremmo esserci proprio vicini. E forse in quell'albero arriva? Strano, lo vedi? Quello laggiù. È l'unico... scusa, Gio, guarda. Aspetta, non correre. Oddio. Che cosa? Che cosa c'è scritto, sì? Non mi convince. Forse questa zona c'è un'altra telecamera. Andiamo a vedere là sotto. Voglio fare presto a cercare queste cose perché voglio tornare subito allo zoo. Voglio andare a fare il safari dei dinosauri. Voglio vedere tutte quelle cose belle. E invece stiamo perdendo tempo a trovare queste maledette matriosche. Ma dove sarà? Cos'è quel cartello, raga? Ci sono dei cartelli molto strani. No, vieni a vedere, vieni a vedere. Non lo so, secondo me deve essere qualcosa di molto, molto... no. Raga, guardate. È incredibile. Guardate, è qua sopra. È ancora più piccola. Oh, guardate, è piccolissima. Strana, Gio. E anche qua secondo me ci sarà un micromessaggio. Vediamo se si apre. Sì, si apre anche questa. Ci siamo, ragazzi. Vediamo che cosa c'è scritto qua dentro. Un altro bigliettino minuscolo. Speriamo che riesco a leggere. Oh, alla fattoria di Granny? Che vuol dire alla fattoria di Granny, Sil? Cosa vorrà dire la fattoria di Granny? Gio, ne abbiamo già trovate tre, quindi dobbiamo trovare una quarta bambolina che dovrebbe aprirsi e trovare un altro messaggio. Ma sarà molto difficile perché sarà più piccola e il messaggio sarà incastrato dentro e spero che ci sia. Però Gio, lo sai che in questo momento sta succedendo qualcosa di strano? Cioè? Cioè che il cielo sta cambiando e stanno cadendo le foglie a giugno, mi sembra tutto strano. Sì, ma secondo te cosa vorrà dire la fattoria di Granny? Gio, la fattoria! Mi ricordo che qua c'era una fattoria di colore rosso sbiadito. Ok, ma tu non lo puoi vedere perché sei daltonico. Però dovrebbe essere da quella parte e dovrebbe essere anche abbandonata. Perché lei di solito fa una strage e lascia tutto così brutto e sconvolgente. Raga, nel frattempo è arrivato un altro messaggio di Granny. C'è scritto: sbrigatevi, il tempo scorre veloce e io sarò felice di farvi fuori. Raga, questa ci vuole fare veramente fuori. Sil, non perdiamo altro tempo. Andiamo a cercare questa maledetta fattoria che non so dove si trova, ok? Facciamo veloce, raga, però ora è arrivato un momento importantissimo del video. Lasciate il vostro like in questo momento per supportarci e soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Raga, nel frattempo, prima di partire a fare la ricerca della fattoria, abbiamo trovato già tre matriosca. Guardate, quella grandissima che è questa... poi c'è quella più piccola, che è questa qui, e poi l'altra. Cioè, queste qua dovranno essere messe una dentro l'altra, giusto? Guardate quante sono piccole! Dobbiamo trovarne un'altra più piccola di questa. È dentro una fattoria, raga, incredibile! Sarà impossibile, sto sudando! Sì, forse ho trovato la fattoria, è questa. È l'unica fattoria in tutta la zona, guarda. Deve essere proprio questo posto. Sì. È tutto abbandonato, guarda. Fermiamoci qua a guardare. Potrebbe essere da queste parti. Sì, potrebbe essere in questo posto. Guarda, qua c'è una fattoria totalmente abbandonata. Non so. Non lo so, andiamo a vedere, sì, sono abbastanza preoccupato. Vieni, vieni. Hello? Stiamo cercando la matriosca. Cos'è? Granny? C'è un amore, Gio. Forse è Granny là dietro, raga. Granny, sei tu? Che posto orrendo, ragazzi, venite, venite. Gio, aspetta. Sì, fai silenzio, qua è tutto abbandonato. Secondo me lei abita qui, Granny. Questa è la fattoria di Granny, guarda. Potrebbe essere nascosta forse là dietro, guarda, sì. È un posto molto strano. Guarda, guarda, sì. Vieni a vedere, c'è un posto strano, guarda. Gio, non mi sembra tanto abbandonata. Secondo me lei è la maledetta, questa fattoria. Guarda, sopra quelle scale, forse c'è Granny. Granny, sei qui? Guarda, vieni, vieni. Sopra quelle scale lì potrebbe esserci Granny, raga. Quello è il suo bastone appoggiato, guardalo. L'hai visto? È il bastone appoggiato di Granny, è incredibile.
Sì, l'ho schiacciato col piede. Guarda. No. L'ho schiacciato col piede, l'ho trovato. Non l'avremmo mai trovato se non l'avessi schiacciato col piede. Vediamo cosa c'è scritto, raga, c'ho l'ansia. Vediamo, vediamo. 1000 metri da qui. La freccia in basso. Oddio, altri 1000 metri, raga. Scappiamo, andiamo via da questo posto, è molto pericoloso, sì, veloce. Sì, fai presto a salire in macchina, è arrivato un altro messaggio di Granny, guarda. C'è scritto, rivoglio subito le mie bambole maledette o saranno guai per voi. Ci ha visto che siamo entrati nella sua dimora, quindi mettiamo in moto e scappiamo da qua. Dobbiamo fare altri 1000 metri e capire che cosa c'è. Sì, quanti metri sono passati da quando siamo partiti dalla fattoria di Granny? Tantissimi, Joe, ci sono anche degli strani alberi là sopra che indicano un viale per un'altra fattoria. Oh. Che cosa? Ma no, non dobbiamo andare di là. No, Joe, mi sa che c'è un... ci deve essere qualcosa qua vicino, perché siamo veramente vicini. Siamo ormai a 800 metri. Sil, secondo me dobbiamo guardare dove c'è quel mulino. Ho una strana sensazione che sia proprio qui, perché in questo momento il contachilometri segna appunto 1000 metri precisi. Andiamo a vedere. Sì, ci siamo. Forse qui c'è qualcosa di buono da vedere, perché in fondo qui sicuramente c'è uno strano cimitero, forse no, dove seppellisce tutti i suoi cadaveri. Sì. No, ma cosa stai dicendo, Joe? Cosa c'è? Questa è la via che vi davamo da prima, che io non ci credevo che era qua. Invece no, perché tutti questi cipressi forse sono pieni di qualcosa per vederci, Joe. E poi c'è una strana ruota. È quella che voglio guardare. Sì, no. Guarda, vieni a vedere, secondo me dentro questa ruota ci deve essere qualche indizio. Proprio questo che ti dicevo prima, questa ruota strana, secondo me qua ci deve essere qualcosa da fare. Aspetta, mi è venuta l'idea. Forse, ragazzi, mettete nei commenti se secondo voi devo girare questa ruota. Devo ruotarla, vediamo se funziona. 3, 2, 1. No, raga, non si muove. Non aspetta, si muove. Aspetta, Joe. Cosa dobbiamo fare? Cosa che non mi convince. Che cosa succede qui? Qua c'è un buco strano dove forse lei intravede le orme di chi passa da qua. È una trappola. Aspetta, forse magari va spinta. Vediamo. 3, spinta. 2, 1. Oh! Si muove. Sì, ho spinto questa ruota e si è aperta quella botola. Guarda, si è aperta una botola. No, con... aspetta. Giuro, incredibile. Scherzando? È un trick incredibile. Ho aperto e si è trovata questa cosa. Ma cos'è sto schifo? Secondo me è l'indizio. Magari qua dentro. Eccolo, infatti. Ragazzi, super minuscolo. Cosa? L'ho trovato dentro. Ma cioè, ma guarda quanto è piccolo. È la più piccola in assoluto. Infatti questa non si apre più. È la quinta. Siamo arrivati alla fine. Sì, cosa dobbiamo fare adesso secondo te? Vuol dire che questa specie di bambolina in miniatura, piccolissima, potrebbe salvarci. Assolutamente sì. Secondo me dobbiamo metterla uno dentro l'altra. Esatto, bravo Joe. Dobbiamo infilarla una dentro l'altra. Questa dovrà andare a finire nel centro della bambolina. E sarà la fine di tutta questa maledizione, spero. Raga, proviamo a vedere che cosa succede. Speriamo di disattivare questa maledizione di Granny, perché io voglio andare a divertirmi, raga. Questa è l'ultima bambolina, la più piccola in assoluto. E quindi la mettiamo all'interno di questa, ragazzi, vedete? L'ho messa dentro qui e chiudiamo. E questa attento, è fatta. Attento, devi stare attento, perché io vorrei sentire qualche cosa. Non lo so, sì, non fammi spaventare. Sono già abbastanza agitato, sudato e veramente ho una sete bestiale. Okay. Voglio andare avanti, vediamo qua dentro cosa succede. Fatto. Ho sentito un rumore. Anch'io l'ho sentito, raga. Non fatemi spaventare, ne mancano ancora due. Le ultime, guarda, ragazzi. Ora mettiamo questa qua dentro e il gioco è fatto. Aspetta, calma. Ok, ci siamo. Che devono coincidere i disegni, Giorgio. Sì, devono coincidere, infatti coincide perfettamente. Ok, okay. Adesso è fatta. Okay. E ora lo mettiamo qui, nella sua bambola madre, la più grande in assoluta. Siamo una pronti? Matri Oscar. Matri Oscar. Caccia via, Granny, per favore. Calma. 3, 2, 1. Raga, non so, ho sentito uno strano suono, però voglio controllare cosa sta succedendo sul mio telefono. Vediamo un po', sì. Andiamo a vedere sì. Nel mio telefono. Infatti, raga, guardate, nel mio telefono è sparita completamente. Granny non c'è più, è andata via dal mio telefono, quindi la maledizione è spenta, è fatta. E ora questo coso io lo lancio verso la sua fattoria, così se lo troverà e andrà a prenderselo. E ora noi torneremo al parco zoo della preistoria a vedere i dinosauri. Ciao, Matrioska! Finalmente questa maledizione è svanita, sbam! E... out completamente e finalmente possiamo iniziare la nostra avventura nel parco degli animali. Per favore, la prossima volta devi mettere assolutamente la protezione al telefono, perché Granny potrebbe tornare. Granny potrebbe tornare, non si sa mai. Hai ragione, devo mettere il telefono in protezione. Fatelo anche voi, ragazzi, se non volete essere invasi dai mostri. Raga, per adesso questo video finisce qui. Andiamo a divertirci. Mi raccomando, like, iscrizione e un saluto da Joe. Ciao.